Ciao a tutti da lunadividlab.it. Oggi continuiamo con l'archeologia e la storia dell'arte romana. La scorsa volta avevamo cominciato a vedere l'età augustea, che si può dire che inizi già da dopo la battaglia di Azio, avvenuta nel 31 a.C., anche se Ottaviano prese effettivamente il titolo di Augusto nel 27 a.C. Oggi vediamo l'arte ufficiale di Augusto ed iniziamo con una celebre opera, che è la Rapacis. Ecco come ci appare oggi e nella collocazione odierna. Infatti non è stata ritrovata così e non in questo luogo. Fu costruita vicino la Via Lata, che era l'antica Via del Corso, nel Campo Marzio Settentrionale, precisamente a ovest della Via Flaminia, e ne furono riscoperti 9 blocchi nel 1568, sotto un palazzo in Via Illucina che fu proprietà Peretti, poi Fiano, poi Almaggià. Più tardi, nel 1859, vennero alla luce ulteriori rilievi, fra cui quello di Enea, che poi vedremo. Nel 1879, invece, Friedrich von Thun identificò per primo il monumento con la Rapacis. I recuperi continuarono nel corso degli anni, infatti i primi scavi regolari ci furono nel 1903. E poi nel 1937-38, a scavi conclusi, il monumento fu ricomposto, in occasione del bimillenario augusteo, presso il mausoleo di Augusto, che vedremo prossimamente, all'interno di un padiglione costruito appositamente, e fu anche orientato in modo diverso, non più est-ovest ma nord-sud. Oggi invece, come è noto, la Rapacis è contenuta nel complesso del Museo della Rapacis, una sistemazione realizzata nel 2005 dall'architetto Richard Meyer, che è stata spesso criticata. Tornando a parlare delle origini, l'ara fu votata il 4 luglio del 13 per celebrare il ritorno vittorioso di Augusto dalla Gallia e dalla Spagna e fu dedicata il 30 gennaio del 9 a.C. Fu inoltre decretato dal Senato che ogni anno i magistrati, i sacerdoti e le vestali vi dovessero compiere un rito commemorativo. L'ara doveva mostrare il dono della pace che Augusto aveva fatto al mondo romano. Fu realizzata in marmo lunense, che è il nostro marmo di Carrara, bianco a grana fine, molto utilizzato nell'età augustea, ed è un monumento che si compone di un recinto rettangolare su podio, che misura 11,65 m x 10,62 m circa, al quale si accede tramite una scala. Nei lati più lunghi si aprono due grandi porte, larghe 3,60 m. All'interno di questo recinto c'è il vero e proprio altare, che sorge su tre gradini che si estendono su tutti e quattro i lati, mentre altri 5 gradini, posti solo sul lato ovest, permettevano al sacerdote che celebrava il sacrificio di raggiungere la mensa, cioè l'altare avente il pianale su cui poggiare l'offerta agli dei. La decorazione è molto varia e in origine, come di consueto nella scultura antica, era dipinta con colori accesi. Sul recinto questa decorazione è identica nei quattro lati solo nella zona inferiore, dove, con evidenti apporti dell'arte di età ellenistica, sono realizzati con una rigidissima disposizione geometrica girali d'acanto in basso rilievo, che si diramano da un unico cespo al centro di ogni pannello. Ravvivano alla composizione figure di cigni. Al di sopra, questi motivi vegetali sono divisi dai pannelli figurati dal meandro, che abbiamo visto nell'arte geometrica greca, e qui cito la terza lezione appunto del videocorso di storia dell'arte greca. Su uno dei due lati lunghi fiancheggiano la porta due scene allegoriche. Questa, sulla parte sinistra, è quella che raffigura Tellus, cioè la personificazione della terra, uno dei tre principi originari, e madre di una numerosissima progenie di dei. Qui sulla Rapacis è rappresentata con i suoi tipici attributi, florida, feconda di nutrimenti per l'umanità, per riflettere il programma politico di Augusto. Guardiamola bene. Essa siede su un trono e porta un diadema di frutti. Tiene in braccio due bambini che sono da lei nutriti tra fiori e spighe. Sotto al suo trono riposa un bue accovacciato e una pecora pascola. Le affiancano altre due personificazioni. Da una parte quella dell'aria, che siede su un cigno con le ali spiegate che si alza in volo. Dall'altra la personificazione dell'acqua, seduta su di un mostro marino, lambito dalle onde. Entrambe hanno le vesti rigonfie dal vento e portano il sereno o la pioggia favorendo i raccolti. Dunque abbiamo terra, cielo e acqua che formano il mondo in cui viviamo, visto in una prospettiva serena, ricca e pacifica. L'intera scena va quindi letta come un'allegoria della pace, quella pace portata proprio da Augusto e che fa prosperare la terra. Invece, sempre su questo stesso lato della Rapacis, di fianco alla porta ma sulla destra,
c'era un rilievo che è andato quasi completamente perduto. Si trattava della dea Roma, protettrice della città, seduta su un cumulo di armi e probabilmente originariamente affiancata dalle personificazioni del popolo e del senato romani. Passiamo al lato opposto dell'area e parliamo degli altri due pannelli posti ai lati dell'altra porta, che raffigurano scene mitologiche. Questa che vediamo ora è la parte destra, che raffigura Enea che sta compiendo il sacrificio di una scrofa ai Penati, le divinità tutelari della casa, del focolare e della città, dello Stato, le cui statuette Enea si portò in Italia da Troia e che pare fossero conservate a Roma nel Penus Veste, il luogo più intimo del Tempio di Vesta nel Foro Romano, di cui abbiamo parlato nella lezione 4. Il Tempietto dei Penati è visibile in alto a sinistra su di un rilievo montuoso. Enea è raffigurato anziano, un uomo pio, modello di saggezza e devozione. Siccome sta compiendo un sacrificio, ha il capo velato. E qui vale la pena fare un piccolo discorso sul perché di questo capo velato, che divenne il simbolo di colui che compie sacrifici, appunto. E vedremo infatti dopo anche una statua di Augusto Pontefice Massimo sempre con il capo velato. Narra l'Origo Gentis Romane che Enea, arrivato nel Lazio, era sulla spiaggia a fare un sacrificio a Venere e vide passare nel mare antistante la nave di Ulisse. Siccome non voleva farsi riconoscere, perché ricordiamo che i due erano nemici, e contemporaneamente non voleva interrompere il sacrificio, si coprì il capo con un velo. Da qui sembra che si fece nascere la tradizione del sacerdote velato romano. Tornando al rilievo, di fronte ad Enea ci sono i Camilli, questi due fanciulli. I Camilli sono gli addetti al sacrificio. Il primo porge un piatto ricolmo di frutti da offrire nella cerimonia e il secondo sospinge la vittima da sacrificare. Dietro di Enea si vedono i resti di un'altra figura, appoggiata ad un bastone, che è variamente interpretato. Secondo una teoria è il figlio di Enea, secondo un'altra, riportata da Filippo Quarelli, potrebbe essere Acate, uno dei più fedeli compagni di Enea nella guerra di Troia, che lo accompagnò anche in Italia. Se fosse giusto interpretarlo come il figlio di Enea, sicuramente avremmo un doppio significato della presenza di questa scena sulla Rapacis. Enea, come abbiamo raccontato nella prima lezione, arrivando nel Lazio e sposando Lavinia, è il promotore delle vicende che porteranno alla fondazione di Roma. Infatti il figlio Ascanio, che più volte abbiamo detto che è chiamato anche Iulo, fondò Alba Longa, da dove partirà tutta la storia di Romolo e Remo. Ma, come abbiamo detto la scorsa lezione, Iulo, nell'ideologia che propagandarono prima Cesare e poi Augusto, è il capostipite della gens Iulia, la loro stirpe, e quindi sarebbe qui per ricordare anche le nobilissime origini di Augusto, in quanto entrato nella gens Iulia per adozione, rese ancora più nobili perché la madre di Enea era Venere. Le origini mitiche di Roma continuano ad essere ricordate sull'ara nella scena dell'Lupercale, che fiancheggia l'altro lato della porta su questo lato del monumento, quindi fa da pendant alla scena di Enea. Anche questo pannello è quasi completamente scomparso. Raffigurava appunto il Lupercale, cioè la grotta dove la lupa nella leggenda avrebbe allattato Romolo e Remo. E poi c'erano sulla sinistra il dio Marte, che era il padre dei gemelli, e sulla destra il pastore Faustolo, colui che trovò i due bambini e li allevò. La scena era completata dalla presenza delle piante palustri tipiche dell'ambientazione di questo mito, cioè la riva destra del la riva del Tevere presso il Velabro. Passiamo ora ai lati più brevi dell'ara e in particolare vediamo quello sud, che è il più importante e meglio conservato, dove corre un fregio in cui è rappresentata una lunga processione con i più importanti personaggi della famiglia imperiale, disposti secondo un rigido ordine gerarchico. Questa raffigurazione doveva rievocare il corteo ufficiale del giorno dell'inaugurazione dell'ara. La prima parte è solo in frammenti. Aprono il corteo i littori, gli ufficiali che precedevano magistrati o imperatori portando sulla spalla il fascio di verghe che simboleggia l'imperium, cioè il potere sull'esercito, e dei sacerdoti. Poi c'era lo stesso Augusto, anche lui in frammenti, con in testa una corona d'alloro e nelle vesti di Pontefice Massimo. Seguono i Flamines, che erano sacerdoti preposti ognuno ad una divinità particolare, da cui desumevano il nome. Erano in tutto 15, di cui 3 detti maggiori, che si occupavano dei culti di Giove, Marte e Quirino, ed erano scelti fra i patrizi, e altri 12 detti minori, e scelti tra la plebe. Erano eletti e dipendevano direttamente dal Pontefice Massimo. Poi troviamo Agrippa, l'importante personaggio dell'età augustea che abbiamo ricordato anche la scorsa volta,
il luogotenente di Augusto al suo fianco durante la presa del potere e che realizzò anche lui importanti opere architettoniche come il Pantheon e le Terme, sempre in Campo Marzio, e ci ritorneremo. Che nel 21 a.C. aveva sposato Giulia, la figlia di Augusto, e che era così stato da lui designato come suo successore. Ma di fatto Agrippa morì nel 12 a.C. Ed infatti questa processione, così come ci viene presentata su Lara, non si svolse nella realtà. Lara fu inaugurata nel 9 quando ormai Agrippa era morto. E a fianco ad Agrippa troviamo una donna, che è interpretata proprio come Giulia, anche da Filippo Coarelli. Oppure qualcun altro dice che potrebbe essere Livia, la moglie di Augusto. Dopo la morte di Agrippa, nell'11 a.C., Giulia sposò Tiberio, colui che poi effettivamente sarà il successore di Augusto, e che era figlio di Livia e del suo primo marito. Ma non fu un bel matrimonio, e poi, come abbiamo ricordato anche questo la scorsa volta, nel 2 a.C. Augusto fece esiliare Giulia con l'accusa di adulterio, anche per dimostrare che faceva sul serio nel suo programma di restaurazione morale. E Tiberio è probabilmente proprio quest'altro personaggio a fianco a Giulia. A seguire altri membri della famiglia imperiale, uomini, donne e bambini. Così termina il fregio del lato sud. Il lato nord invece è il meno importante e il meno conservato, perché mancano quasi tutte le teste dei personaggi che sono state rifatte nel XVI secolo. Ci sono ancora donne e bambini della famiglia imperiale e altri collegi sacerdotali. Passiamo ora a vedere l'interno del monumento, occupato quasi interamente dall'altare. Esso aveva uno zoccolo ornato di rilievi, mentre invece la parte superiore ha le fiancate decorate da girali poggianti su leoni alati e un fregio a piccole figure di soggetto rituale. Questo fregio girava tutto intorno alla mensa, sia internamente che esternamente, e rappresentava il sacrificio annuale che si compiva sull'ara, quindi compaiono animali, camilli, sacerdoti e vestali. L'interno del recinto è invece decorato con ghirlande di fiori e frutti sorrette da bucrani, cioè questi grandi teschi di bue che stanno a simboleggiare i resti del sacrificio e quindi rimandano al rituale. E poi nelle mezzelune lasciate libere dai festoni sono scolpite anche delle patere, che sono tazze circolari basse e larghe usate nei sacrifici per le libagioni, cioè il versamento di liquidi sull'altare quale offerta agli dèi. Ricapitoliamo il significato della Rapacis. Essa celebra Augusto nelle sue nobili origini, con Enea che è anche collegata alle origini di Roma, ma soprattutto esalta il rapporto tra Augusto e la pace, e tra questa pace la rifioritura della terra e dell'Italia sotto il dominio universale di Roma. Inoltre, la Rapacis è fondamentale per la conoscenza dell'arte pubblica in età augustea. È un'arte raffinata ma impersonale, gelida nella sua perfezione tecnica e formale, che doveva essere metafora dell'ordine restaurato, quindi rispecchiare la finzione, l'illusione di un legame con la Repubblica Romana e con la tradizione dei regni ellenistici. Ne abbiamo parlato la scorsa volta della finzione su cui era basata la Pax Augusta e tutto l'operato del principe. Quindi arte come strumento di propaganda, che comunque non è cosa nuova, dal momento che già prima di Augusto personalità quali Silla, Pompeo e Cesare operarono in questo senso. Ma l'arte augustea, che come gusto si perpetuerà nell'età Giulio-Claudia, si ispira all'arte greca del periodo classico, a Fidia, a Policleto, presi come modelli idealizzati di perfezione, ma anche all'ellenismo italico, che permane nella tradizione artigiana. E così si determinò un carattere retrospettivo, accademico nell'arte romana ufficiale, ma un ricalcare in modo troppo accademico. Per questo è considerata un'arte fredda, è troppo idealizzata e codificata. A questo si arrivò perché già dal secondo secolo a.C. era attiva la corrente artistica neoattica, nata ad opera di artisti ateniesi che si rifacevano alla tradizione classica, la scultura del V-IV secolo, e avevano una committenza anche romana. Ma l'iniziale grazia, limpidezza delle forme realizzate dagli artisti di questa corrente, arrivando a Roma si trasformò in una ripetizione artigiana, fredda esercitazione e impegno formale. Così si costituisce lo stile augusteo.